Edizione della sera del TG Versilia, buonasera e bentrovati. Via libera allo smantellamento del campo Rom di Via Cimarosa, Torre del Lago, ad annunciarle l'amministrazione comunale di Viareggio. Senza clamori e senza ruspe, ha spiegato in una nota il sindaco Giorgio De Ghingaro, si cercherà di reintegrare i soggetti che sono ospitati, ma soprattutto di garantire la legalità. Sentiamo il nostro servizio. L'obiettivo dell'amministrazione viareggina è liberare la città dai campi rom abusivi e liberare chi ci vive da condizioni disumane. Ecco perché verrà smantellato il campo rom di Via Cimarosa a Torre del Lago. Lo dichiara il sindaco del Ghingaro, criticando anni di assenza della politica che non è riuscita a progettare processi di inserimento socio-abitativo. Attualmente in Via Cimarosa risultano alloggiate 41 persone, di cui 19 minori, 13 dei quali iscritti alla scuola dell'obbligo presso l'istituto comprensivo di Torre del Lago e 6 in età prescolare, non iscritti né al nido né alla scuola dell'infanzia. È presente anche un minore diversamente abile, seguito da un assistente sociale della nostra azienda sanitaria. Il servizio sociale segue con attenzione la problematica dei minori affinché frequentino regolarmente la scuola dell'obbligo. La nostra assistente sociale è in stretto rapporto con la dirigente e sappiamo che la frequenza scolastica è molto buona, a fronte anche di anni passati dove la scolarizzazione dei bimbi era, diciamo, molto lacunosa. Quindi, insomma, questo è un piccolo merito e ringrazio quindi l'assistente sociale per l'ottimo lavoro che fa. Voglio anche ringraziare le associazioni e le cooperative che operano all'interno del campo perché forniscono servizi con progetti educativi e ricreativi per i ragazzi e che sono molto seguiti. Il campo Rom di Torre del Lago nasce nel 2007 e in poco tempo la popolazione all'interno della struttura superò gli 80 individui e per ripristinare la legalità, il sindaco in carica allora dovette far intervenire le forze dell'ordine. Fu poi trasferito appena fuori del camping del lago, sempre in via Cimarosa, in proprietà del comune. 6 prefabbricati, adatti per ospitare 34 persone massimo, e ogni fabbricato poteva ospitare 4 adulti, oppure 2 adulti e 4 minori. La struttura, evidenzia del Ghingaro, ha presentato da sempre problemi igienici, dal ristagno dell'acqua putrida ai guasti delle fognature e agli sprechi dell'acqua, con continui danni agli impianti. Ed è per questi motivi che l'amministrazione viareggina intende dire basta al campo Rom, dove la legalità è diventata un optional. Soddisfazione parziale è stata espressa dal Comitato Via Cimarosa, comitato che riunisce oltre 1.500 persone di Torre del Lago contrarie da anni alla presenza del campo Rom, che ricevono appunto con soddisfazione la notizia, anche se in una nota si dicono preoccupati per il progetto di integrazione e chiedono all'amministrazione di passare al più presto dalle parole e ai fatti. Il sollecito che arriva dai cittadini riuniti nel comitato al comune è soprattutto sulla meritocrazia dei soggetti che sono presenti all'interno della struttura e si dovrebbe fare dei distinguo in base alla condotta che c'è stata in questi anni degli ospiti del campo comunale. Questa è la posizione da parte del comitato. Controlli in arrivo in passeggiata per i titolari dei pubblici esercizi che hanno fatto ricorso al TAR sul regolamento delle verande. Lo ha annunciato ai nostri microfoni l'assessore al commercio Walter Alberici. Sentiamo. Controlli in arrivo per i titolari di pubblici esercizi della passeggiata che hanno presentato ricorso al TAR contro il regolamento sulle nuove verande varato dal Consiglio Comunale di Viareggio a dicembre. Verifiche imminenti, dunque, sull'occupazione di suolo pubblico, annunciate dall'assessore Walter Alberici, che non usa mezzi termini per condannare il ricorso presentato. Fin da oggi cominceremo a fare un monitoraggio molto preciso di quanto sta avvenendo all'interno della passeggiata. Faremo una verifica partendo naturalmente dai ricorrenti, i quali si sentono in dovere di farlo, e partendo da loro verificheremo la loro situazione del suolo pubblico e le loro presenze, diciamo, nel territorio e limitrofo ai loro esercizi. Ogni volta che si muove qualcosa in passeggiata abbiamo sempre questi ricorsi dei soliti noti. E noi pensiamo che sia un metodo che non va più bene per Viareggio, pensiamo che sia giunto il momento di mettersi tutti a lavorare per questa città, quindi questo atteggiamento lo riteniamo irresponsabile da parte di coloro che hanno proceduto a questa iniziativa.
Il Tribunale amministrativo potrebbe sospendere la delibera che impone entro il 31 maggio la realizzazione dei nuovi DEOR per bar e ristoranti del lungomare, che guadagnerebbero tempo per trattare ancora con il Comune, ma l'amministrazione non intende retrocedere. Per noi vale sempre il 31 di maggio, quindi se ci sarà, vediamo che deciderà il TAR, ma noi andremo avanti per la nostra strada tranquillamente e vedremo tutte le procedure che potremo mettere in campo, le metteremo perché è l'ora di finirla. E adesso la pagina politica, con un consiglio comunale convulso a Viareggio alla vigilia del congresso del Partito Democratico. Le opposizioni lasciano l'aula per il voto contrario sulla mozione per la sicurezza in città. Sentiamo il servizio. Non sei un esponente della maggioranza, sei un garante. Hai capito o no? Hai capito o no? Non passa in consiglio comunale la mozione sulla sicurezza presentata dal Partito Democratico e per l'ennesima volta è bagarre. Il testo, sostenuto anche dalle forze di centrodestra, chiedeva al sindaco misure più stringenti contro la microcriminalità ogni giorno in azione in città. Una mozione definita superata dalla consigliera di maggioranza Gloria Puccetti prima del voto. Per questo le opposizioni in blocco hanno abbandonato l'aula tra le proteste del capogruppo di Forza Italia Rodolfo Salemi. Dopo che per i motivi spiegati l'opposizione ha abbandonato l'aula, la maggioranza ha continuato a votare, probabilmente contro, non lo so perché siamo fuori dal Consiglio Comunale, tutte quelle mozioni presentate dai consiglieri assenti. È una gestione del Consiglio e dei lavori inaccettabile, una mancanza di rispetto nei confronti dell'opposizione e dei cittadini che rappresentano. Noi l'approviamo tutti per dare un segnale verso i cittadini, cosa fa l'amministrazione del Ghingaro? Boccia la mozione. Perché evidentemente hanno dei pruriti di natura politica in casa loro, nel centro-sinistra, non ho ben capito. Questo è inaccettabile proprio nell'interesse dei cittadini. Le mozioni presentate dalle minoranze sono state discusse comunque e tutte sono state bocciate. Il Consiglio si è concluso con una discussione a porte chiuse dedicata alle spese per il Festival Puccini. Sono state discusse le mozioni senza di me, che le dovevo presentare, e erano piuttosto importanti perché uno era sulla bretella, sul ripristinare la gratuità della bretella, e le altre due erano sui campi Rom, che ovviamente non siamo sulle stesse posizioni del sindaco per la loro rimozione, e sull'occupazione abusiva dell'ex campeggio. Uno scontro politico cercato e voluto dal sindaco, secondo il gruppo del PD, partito di cui il primo cittadino non ha ancora riottenuto la tessera e che sabato a Viareggio andrà a congresso per rinnovare i vertici comunali. E c'è anche la posizione di tutti i consiglieri di maggioranza della lista del Ghingaro. Sto con Viareggio, Viareggio tornerà bellissima, e la lista Viareggio Democratica, che definiscono infantile il comportamento dei consiglieri di opposizione che hanno lasciato l'aula. Pensare che il tema della sicurezza possa essere affrontato con una mozione priva di contenuti, tanto da poter essere paragonata alla fiera del qualunquismo, denota una pochezza istituzionale degna proprio di logiche politiche ormai passate a Viareggio. Voi potete continuare a fare opposizione seriamente o comportarvi come bambini, è la nota polemica da parte della maggioranza. Chiudiamo con la politica e veniamo alla cronaca. Un furto al centro risparmio di Camaiore che è costato circa 20.000 euro, smartphone e tablet che sono stati portati via dai ladri. Indagano i carabinieri, vediamo il servizio. Ladri in azione al centro risparmio Francesconi a Camaiore nella nottata tra domenica e lunedì, quando, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono entrate due persone almeno viste fuggire poi dal titolare intorno alle 3.30, che hanno messo a segno il colpo, nonostante l'entrata in funzione del sistema di allarme che comunque li ha costretti alla fuga. Hanno un filato, qualcosa di ferro qui dentro, no? E hanno allargato. È stato portato via anche il registratore di casa, che conteneva circa 600-700 euro, e una trentina tra tablet e telefonini cellulari per un importo che si aggira intorno ai 20.000 euro. Va poi aggiunto anche il danno materiale fatto alla struttura del centro risparmio commerciale. L'inventario è stato solo effettuato nel tardo pomeriggio di lunedì da parte del titolare Vincenzo Francesconi. No, tutto no, quello però... che hanno fatto in un minuto e mezzo, due massimo, telefonia, tablet, quelle cose
che costano dei soldi, è facile venderle. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri, ma dei ladri non c'è stata nessuna traccia, sono in corso quindi indagini. Due giovani marocchini di 34 e 28 anni sono stati arrestati per spaccio di droga dai carabinieri di Forte dei Marmi. Sono stati sorpresi sabato sera a cedere alcune dosi di sostanza a due acquirenti presso la pineta di via Sette Ponti a Marina di Pietrasanta. Arresto scattato in flagranza di reato al momento proprio dell'acquisto di una dose di droga. Nelle sere precedenti nella stessa zona erano stati già individuati tre acquirenti. I due marocchini sono stati trovati in possesso di circa 300 euro provento dell'attività di spaccio una volta condotti in caserma per i controlli di rito. E adesso cambiamo argomento. Due anni fa l'omicidio in via Vinera a Forte dei Marmi di Luana Mariani, che fu uccisa durante la rapina mentre si trovava sola in casa, un fatto che ha sconvolto la comunità di Forte dei Marmi e di Vittoria Puana. Sentiamo il servizio. Dall'omicidio di Luana Mariani, la pensionata di Forte dei Marmi di 77 anni che ha perso la vita in seguito ad una rapina avvenuta il 4 aprile del 2014 nella sua casa di via Viner a Forte dei Marmi, dove la donna viveva da sola. Per questo omicidio è stata condannata a 18 anni di carcere con l'accusa di concorso Dana Raducan, 24 anni, romena, ritenuta la mente della rapina, che conosceva sia Luana che la casa per esserci stata, dopo informazioni avute da un 70enne suo cliente per prestazioni sessuali, che è stato denunciato. La rapina avvenne intorno alle 14. La mattina la polizia del commissariato di Forte dei Marmi sgomberò il campo Rom di Querceta, dove i componenti della banda risiedevano. Arrivarono nel pomeriggio in tre in bicicletta in via Viner: Madeline Paun, allora 19enne, Marcel Raducan, 32 anni, e un 15enne. Raducan stava fuori di guardia, mentre gli altri due sono entrati all'interno del giardino da una porta aperta. La donna li vede ed urla e viene colpita subito con un pugno al volto da uno dei banditi, che poi la lega e le infila un fazzoletto in bocca che le sarà molto fatale. A quel punto iniziano a rubare in casa oggetti d'oro e 200 euro in contanti. Suor Luigina, che nel frattempo è scomparsa, suona la porta per far visita all'anziana e si preoccupa che non la apre. Vede fuggire intanto dal giardino due persone, allerta i familiari, che quando arrivarono trovarono purtroppo Luana senza vita. Poi la polizia iniziò le ricerche dei banditi, che risultò che furono andati in Romania. Poi sono stati rintracciati, arrestati e condannati nel giro di un anno e mezzo. A 20 anni Madeleine Paun, giudicato l'autore materiale dell'omicidio, e a 17 anni Marcel Raducan. Parliamo adesso di rifiuti. Pietrasanta sarà tra i primi comuni ad intraprendere un percorso per arrivare all'applicazione di una tassa sui rifiuti puntuale, più equa e più rispettosa dell'ambiente. Ad annunciare le nuove politiche ambientali è l'amministrazione Mallegni. Si parla appunto di una tassa più equa, ma anche si punta al compostaggio e alla tutela dell'ambiente in generale. E tra le novità introdotte in queste ore, il centro di raccolta in via Ponte Nuovo a Pietrasanta, che manderà in pensione la raccolta del verde porta a porta da parte di ERSU. Novità che andremo a raccontare nei dettagli nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto restiamo a Pietrasanta, un fine settimana ricco di appuntamenti. Innanzitutto la consegna del premio Barsanti e Matteucci 2016 al numero 1 di Ferrari. Vediamo il servizio. Il Barsanti e Matteucci dei Pietrasanta è nel segno della Ferrari. In piazza ci sono una Formula 1, una fiammante California T e una suggestiva F12, in omaggio alle vittorie della 250 GT berlinetta al Tour de France negli anni 50. Tra i modelli del cavallino rosso, una 488 Spider e una 488 GTB, parcheggiate in tutto il cuore del centro storico di Pietrasanta. L'occasione per ammirare e sognare le auto sportive più belle del mondo, simbolo e orgoglio del Made in Italy, è la consegna del premio internazionale Barsanti e Matteucci, conferito quest'anno ad uno degli artefici del successo planetario della Casa di Maranello, ovvero l'amministratore delegato Amedeo Felisa, a capo di Ferrari dal 2008. Ma credo che il motivo fondamentale del piacere è il fatto che, siccome per Ferrari i motori sono una cosa importante, sono il cuore delle nostre macchine, quindi avere un premio nel posto dove sono stati inventati i motori effettivamente è un collegamento che ci piace.
Il prestigioso riconoscimento è stato realizzato dalla Fonderia d'Arte Massimo del Chiaro. Il premio è organizzato con il contributo della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana e patrocinato dalla Università degli Studi di Pisa. Ed è stato un fine settimana intenso, come dicevamo, di appuntamenti, non soltanto la consegna del premio Barsanti e Matteucci, ma anche un'iniziativa particolare, il cosiddetto Capodanno dell'Annunciazione, che si è celebrato in piazza a Pietrasanta. Chiediamo di, non sono queste le immagini che volevamo proporvi, ma sono quelle di un momento che si è vissuto nel centro storico pietrasantino e che riusciremo a proporvi senz'altro nelle prossime edizioni e che ha visto la partecipazione del gruppo folcloristico della Contrada La Cervia di Pietrasanta in un'iniziativa che si ripete ormai per tradizione e che è tornata ad attirare molte persone nella giornata di ieri. Intanto però c'è anche da ricordare un lutto che ha colpito anche Viareggio, ma in realtà tutto il mondo sportivo italiano, l'addio a Cesare Maldini, l'ex CT azzurro legatissimo da sempre a Viareggio. Vediamo il servizio. Cesare Maldini, ex calciatore del Milan e CT della Nazionale Azzurra, scomparsa a 84 anni, insieme alla famiglia erano spesso in vacanza a Viareggio, dove hanno una casa in via Vittor Pisani al Marco Polo. Frequentavano lo stabilimento balneare Principe di Piemonte, che ora è chiuso. La famiglia Maldini era legata a Viareggio, nella squadra di calcio in C2 ha giocato il figlio Pier Cesare. In occasione di un derby Milan-Inter, che segnò il debutto in bianconero di Pier Cesare, l'ex tecnico della Nazionale con la moglie disertarono San Siro per assistere al debutto del figlio allo stadio dei Pini. La scomparsa di Maldini ha lasciato sconcerto anche a Viareggio e specialmente al quartiere Marco Polo, dove la famiglia risiedeva per le vacanze ed erano molto conosciuti. Cesare Maldini è stato anche finalista da allenatore alla guida della formazione primavera del Milan alla Coppa Carnevale, da dove in pratica ha iniziato anche la carriera da tecnico. Era cognato di Sergio Bernardini, patrono della Bussola. La moglie Marisa è infatti sorella di Bruna, moglie di Bernardini. Ha contribuito anche nell'organizzazione della partita per raccogliere fondi a favore dei familiari delle vittime della strage ferroviaria del 29 giugno del 2009 a Viareggio, quindi una persona davvero integrata nella nostra città. Ed è lutto a Viareggio nel mondo del carnevale. Oggi è stata una giornata del silenzio e del dolore, un giorno triste e mesto per parenti e moltissimi amici carnevalari di Luigi Emiliani, scomparso sabato all'ospedale Versilia in seguito a una malattia. Il cimitero di Viareggio è stato il luogo scelto dalla famiglia, che ha voluto il rito civile, per dare l'ultimo saluto al congiunto. Il feretro è arrivato all'obitorio del cimitero nel pomeriggio, accompagnato dalla moglie Maria, i figli e i fratelli di Luigi. La redazione di Rete Versilia si unisce ovviamente al dolore dei familiari e rinnova le condoglianze a tutta la famiglia di Luigi Emiliani. A Massarosa adesso invece per presentare l'edizione 2016 del concorso pianistico internazionale. Sentiamo. Continua a crescere il concorso pianistico internazionale Massarosa, giunto quest'anno alla 7ª edizione. Il concorso è stato presentato nella sala consiliare dal presidente dell'Associazione Musicale Massarosa, Antonio Torre, e dal direttore artistico, il maestro Riccardo Risaliti. Nel settore pianistico è uno dei più prestigiosi al mondo, ha ricordato il sindaco Franco Mungai, grazie all'alto livello dei partecipanti. L'evento quest'anno si terrà dall'8 all'11 giugno e conserverà la stessa collaudata formula degli anni passati. Confermato il montepremi dello scorso anno, anche grazie alla donazione fatta in memoria di Federico Farlatti da parte di Giuliana Pellegrini. Il primo premio di 5.000 euro sarà infatti a lui dedicato. Siamo sul solco delle altre manifestazioni, confermiamo una presenza di tanti ragazzi e musicisti, concertisti di età inferiore ai 30 anni che ancora una volta arriveranno nel nostro territorio. Confermiamo l'ammontare dei premi, il primo premio sarà di 5.000 euro, il secondo di 2.500 e il terzo di 1.500. Questa nostra manifestazione si conferma, credo, come una delle più importanti di concorsi pianistici a livello internazionale dell'intera regione. A tutti i concorrenti sarà consegnato, come attestato di partecipazione, una litografia appositamente creata dal pittore viareggino Franco Anichini, dedicata al territorio di Massarosa e al legame tra cultura e musica. La pagina sportiva, partiamo dal calcio, è finito 1-1 il derby tra Viareggio e Massese in Serie D, sentiamo com'è andata.
Dopo la sosta del campionato in occasione delle festività pasquali è ripresa la contesa con il derby tra il Viareggio e la Massese, terminato 1-1, che ha segnalato l'esordio in panchina dell'ex preparatore dei portieri del Viareggio Giampaolo Pina, quarto tecnico che si è succeduto sulla panchina degli Apuani, da Danesi a Tazzioli a Battistini e poi Pinna. Un minuto di raccoglimento in memoria di Cesare Maldini, giocatore del Milan e tecnico della Nazionale. Prima dell'inizio di questa gara è stata giornata bianconera, per l'occasione non erano validi gli abbonamenti, aperta la gradinata dove si sono rivisti gli ultras sia del Viareggio che quelli della Massese. Prima della gara alcuni dei supporters del Viareggio sono stati portati in commissariato per evitare un possibile contatto con gli Apuani. In campo Pedruzzi al posto di un Matteo acciaccato massese di turno. Pedruzzi, il gol del vantaggio porta la firma di Rossetti del Viareggio, un errore di Milianti che si è abbassato mandando il pallone probabilmente fra le braccia del proprio portiere, si è intromesso Rossetti che ha battuto con un tiro di sinistro secco il portiere degli Apuani. Il pareggio è arrivato con Lessa Loco, 38esimo del primo tempo, con una carambola ma con una ingenuità solite della difesa del Viareggio, che ha permesso al giocatore che aveva debuttato in maglia bianconera degli Apuani e di segnare il gol del pareggio. Nella seconda parte della gara, al 12esimo, la conclusione di Benedetti va alto sul bel servizio di Sciapi, ancora Sciapi al 16esimo va la conclusione, ma Barsottini, il portiere della Massese, devia in calcio d'angolo una vera occasione pericolosa per l'attaccante come Benedetti. Al 42esimo Visibelli di testa svetta su tutti ma il suo pallone va sul fondo. Finisce quindi 1-1 tra la delusione, perché in caso di vittoria il Viareggio avrebbe acquisito matematicamente la salvezza. Domenica le zebre, che oggi avevano giocato in maglia verde, sono di scena sul campo di Poggi Bonsi. Adesso l'occhio su pista e partiamo dall'Eurolega. Il Forte dei Marmi sabato sera ha compiuto una vera e propria impresa e ha rimontato una sconfitta vincendo contro il Vic in casa e ha conquistato in questo modo la semifinale di Champions League di hockey su pista. Vediamo il servizio. Serviva una vittoria con due punti di scarto per compiere l'impresa e così è stato. Grazie al successo di sabato sera per 7-5 contro gli spagnoli del Vic, il Forte dei Marmi conquista la semifinale di Eurolega ed entra nella storia dell'hockey su pista tra le prime quattro d'Europa. In un palaforte in delirio e quasi sold out, i rossoblù centrano l'impresa e ribaltano il risultato dell'andata con una vittoria al photo finish sigillata dalla rete di Mutaran a 15 secondi dal termine. I ragazzi di Bresciani vanno in vantaggio a 3 minuti dal fischio d'inizio con Pedro Gil, pareggio degli ospiti al 7° minuto con Burgaia. Il Vic si porta in vantaggio al 14esimo in contropiede, ma Panini pareggia dopo 2 minuti. I catalani tentano il sorpasso, ma al 22esimo Orlandi segna la terza rete rossoblu. Il primo tempo si chiude sul 4-2 grazie all'ennesima prodezza di capitan Pedro Gil. Nella ripresa gli ospiti rimontano rapidamente fino al pareggio di 5-5 che avrebbe significato la qualificazione degli spagnoli. Il Forte ci crede e al decimo fallo Gil su tiro diretto non sbaglia. Sul 6-5, mentre si avvicinano i supplementari, Torner serve Mutaran che segna e regala al Forte la prima Final Four di Eurolega della sua storia. Appuntamento al 14 maggio, quando i rossoblù affronteranno i portoghesi dell'Oliveirense, che a sorpresa ha mandato al tappeto il favoritissimo Porto. L'altra semifinale sarà tra Benfica e Barcellona. In settimana il CER deciderà la sede della Final Four, ma per il Forte è già un sogno, che riporta l'hockey versiliese nel gota europeo. È andata male invece all'altra versiliese, il CGC Viareggio, in campionato in Serie 1, 1-0 il risultato finale nella trasferta contro il Lodi, risultato raro nelle partite hockeyistiche. 1-0 però è stato quanto siglato dai giocatori lombardi nella partita di sabato sera. La buona notizia per i bianconeri, che si contendevano con i lombardi il quarto posto nella regular season di Serie 1, è il ritorno in panchina di Mirko Bertolucci dopo alcuni mesi di inattività forzata, come sapete, per un'anomalia al cuore e l'intervento subito a inizio anno.
E poi c'è anche un'altra bella notizia invece per lo sport versiliese, riguarda il nuoto, un record europeo per il nuotatore ottantenne viareggino Osvaldo Bertuccelli, che ha segnato un nuovo record, quello dei 50 metri a rana, ieri al secondo Swim Festival del Nuoto alla piscina Bastia di Livorno, grazie al tempo eccellente di 44,12, raggiungendo oltre 1.002 punti, ha strappato il primato al tedesco Karl Heuter, che lo deteneva dal gennaio 2008. Vittoria per Bertuccelli anche nei 50 stile libero. Una grande impresa per il nuotatore viareggino, classe 1936, tesserato prediletto della SD Versilia Nuoto, in particolare del presidente Giovan Battista Crisci. Ci fermiamo per una pausa, l'informazione prosegue, rimanete con noi.